Szczęsny molto vicino al Bayern Monaco. Giuntoli sembrerebbe essere tornato in Europa anche per trattare con i bavaresi per una possibile cessione del portiere polacco della Juventus. Ma magari, raga, magari se non andasse. Allora, ragazzi, scusate per questa intro un po' così, ogni tanto ci sta. Analizziamo la situazione. Per dire, magari, profilo incerto, quindi scusate, sposto un po'. Ok, allora, partiamo con ordine. La Juve deve ripartire. Non puoi tenere uno come Szczęsny, per quanto possa essere forte, per quanto possa dare ancora. Però è molto vecchio. Ha rinnovato fino al 2025, però comunque è vecchio, quindi io non lo voglio più Szczęsny. Non lo voglio più. Poi la Juve ha un signor secondo portiere, Perin. Perin giocherebbe titolare anche nella Fiorentina, per dire. Perin giocherebbe titolare nel Napoli, Perin giocherebbe titolare nelle big italiane. Non dico europee perché sennò poi per big europee il nostro cervello collega subito al Real Madrid e Liverpool e quelle squadre lì. Però intendo che potrebbe giocare benissimo nella squadra titolare che si gioca l'Europa. Andiamo ad analizzare. Le squadre in media hanno il portiere titolare che può essere il più forte di tutti. Poi il secondo portiere, già quello lì è una pippa. La Juve l'anno scorso probabilmente aveva la miglior coppia di portieri di tutta Europa. Per quanto ci fossero portieri molto più forti di Szczęsny, tutta Europa non aveva un secondo portiere all'altezza di Perin. Infatti, perché il Milan ha preso Sportiello? Perché gli serviva un secondo portiere. Fino alla scorsa stagione, quando non c'era Maignan, giocava Tatarusanu, cioè già un vecchiaccio. Poi non puoi avere come secondo portiere Tatarusanu. Comunque, il secondo portiere delle partite te le gioca. E non è come il terzo portiere che dice avere un pinsoglio. Quel pinsoglio della situazione come secondo portiere sarebbe pure buono, eh. Cioè, sinceramente, che la Juve abbia come secondo portiere un portiere che giocherebbe titolare in molte squadre, che miseria, è buono. Poi qualcuno lo dovremmo prendere per sostituire Szczęsny, ma intanto potresti prendere un giovane e la maggior parte della stagione si fa Perin, che secondo me è un giocatore che stimo tantissimo, che mi piace vederlo giocare, che con lo Sporting ha fatto i miracoli. Perin è top. Semplicemente non c'è proprio niente da dire. Perin è un top portiere. Fine. Perin è purtroppo autosfiga perché è sempre rimasto nella Juve, a parte il Genoa, è sempre rimasto alla Juve. Ha fatto il secondo portiere, mi si è fatto più esperienza, probabilmente a quest'ora era già più forte, per dire. Quindi comunque penso che Perin sia sempre stato un buon portiere. Quando era giovane era più forte, sicuramente, ma praticamente di tutti i giocatori quando erano più giovani erano più forti. E quindi niente, ragazzi, ma speriamo che se ne vada Szczęsny. Ma basta, per quanto può essere forte, se ci danno un minimo di soldi, guardate che quello lì si piglia 6 milioni a stagione. Non so la cifra esatta, ma tra i 6 e i 7 milioni a stagione, ma chi glieli vuole dare a Szczęsny? Fatemi sapere se anche voi lo vendereste. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella.